Ciao a tutti, allora vediamo un video di geografia, è un argomento che si fa nella demografia, quindi la geografia che riguarda la popolazione in seconda media. Di solito io lo faccio all'inizio perché è un argomento abbastanza semplice, poi gli altri diventano un pochino più complessi, quindi parto con questo qui, le lingue in Europa, le famiglie linguistiche in Europa. Di solito sul libro trovate questa, una carta simile a questa. Io poi faccio fare una mappa sul quaderno per capire bene appunto i rapporti tra le lingue. Questa è una mappa, l'ho rubata a una mia alunna che ringrazio. Allora, attenzione, prima di tutto, io non voglio, non pretendo che i ragazzi conoscano tutte a memoria le lingue dell'Europa, come sono divise, eccetera. Questo fino a un certo punto. Allora, la cosa importante che bisogna capire è che quasi tutte, poi lo vedremo, quasi tutte, il 98% delle lingue europee derivano da una antica lingua originaria, l'indo-europeo, che era parlato da questa popolazione originaria che nell'antichità viveva proprio tra l'India e l'Europa, che poi si è spostata nella nostra direzione, e quindi questa parlava questa lingua che poi ha dato origine a tutte le lingue diverse, che quindi in un modo o nell'altro hanno una radice comune, per cui tante parole hanno similarità anche nel suono, un po' in varie, appunto, in varie lingue, che sia francese, italiano, polacco, russo e via dicendo. Quindi gruppo indoeuropeo, pochissime, vi faccio vedere un attimo. Lingue europee, indoeuropee, pochissime sono quelle invece non indoeuropee, cioè che non fanno parte di questo gruppo qua. Sono l'arabo, ma perché gli arabi, appunto, musulmani sono venuti dal Nord Africa e sono arrivati in Europa, ma appunto sono arrivati dopo e non c'entrano niente col gruppo indoeuropeo. E il basco e il maltese, quindi il basco che si parla in questa regione qua sui Pirenei, tra la Francia e la Spagna, e il maltese nell'isola di Malta, sono due lingue che non c'entrano niente col gruppo indoeuropeo. Tutte le altre invece hanno a che fare con questo gruppo originario. Poi cosa succede? Succede che in realtà tutte queste altre lingue si dividono in famiglie per cui ci sono più o meno somiglianze tra di loro. Perché? Perché dal gruppo grande indoeuropeo in particolare sono venute fuori tre macrofamiglie, che sono quelle neolatine, germaniche e slave, più altre, quelle baltiche, quelle celtiche, ugrofiniche e via dicendo. Allora, le tre più grosse però sono queste, quelle che vedete coi colori che risaltano di più nella cartina: il rosso, il giallo e l'azzurro. Allora, il rosso sono le lingue neolatine, cioè quelle che poi sono sì indoeuropee, ma che poi sono derivate direttamente dal latino, ok? Quindi sono l'italiano, siamo anche noi dentro, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il rumeno. La sonorità, la somiglianza tra queste lingue è molto forte. Se noi sentiamo un francese, uno spagnolo parlare, tante parole riusciamo a capirlo, comunque a intuirle, al contrario invece se sentiamo un tedesco, uno svedese o un russo, ok? Perché? Perché tutte queste lingue derivano direttamente dal latino. I miei alunni mi chiedono sempre: ma cosa c'entra la Russia? Allora, queste sono le terre che facevano parte, che hanno fatto più a lungo parte, non la Russia, la Romania, che hanno fatto più a lungo parte dell'impero romano, dove appunto si parlava latino, e quindi i popoli poi hanno tirato fuori la loro lingua, diciamo, da lì. Il romeno c'entra anche quello, perché? Perché qua, dove c'era quella che allora si chiamava Pannonia, è stata la zona che è rimasta più a lungo sotto l'impero romano, e quindi dove più a lungo si è parlato il latino, anche quando sono arrivati i popoli barbari. E quindi ecco che il romeno, infatti, anche lì la sonorità è simile. Tante parole, io ho avuto un alunno romeno, tante parole del romeno e dell'italiano un po' si somigliano, proprio perché sono lingue neolatine. Secondo gruppo che abbiamo nella zona centro-nord è quello delle lingue invece germaniche, che vengono dai popoli germanici, dai popoli barbari, quelli che hanno invaso appunto l'impero romano a partire dal IV secolo d.C. Quindi l'inglese, il tedesco, lo svedese, il norvegese, l'islandese, eccetera, eccetera, queste
Sono lingue che si somigliano tra di loro perché vengono da quel gruppo lì. Poi, ripeto, qualcosa c'è anche con queste perché comunque tutti erano inizialmente indoeuropei. Però voi capite che la sonorità tra la nostra lingua e questa invece è molto molto differente. Stessa cosa per la parte azzurra, quella delle lingue slave parlate nella zona appunto dell'est Europa, quindi la Russia, la Polonia, il polacco, l'ucraino, eccetera, eccetera, il ceco, il bulgaro, eccetera, sono lingue originarie che hanno avuto origine appunto sempre dai popoli barbari, però quelli che venivano più da est, appunto gli slavi. Attenzione, ci sono ancora altri gruppi, guardateli qua. Quindi neolatine, germaniche e slave ci siamo, però ci sono anche quelle baltiche che voi vedete qua sul Mar Baltico, quindi Lituania, Lettonia, ok? Questo è un altro gruppo ancora, è sempre indoeuropeo, così come indoeuropeo è anche il gruppo delle lingue celtiche che si parlano nel nord di questa zona qui, nella scozzese, irlandese, nella zona nord, ad esempio, della Gran Bretagna. E poi ancora anche l'albanese, il greco che hanno un colore diverso, però sono, non c'entrano con quelle slave, con quelle neolatine, eccetera, però sono sempre lingue originarie indoeuropee. Ok, le abbiamo messe qua. Ecco, qua c'è una freccina che non ci vuole, perché l'albanese è un altro. E poi le lingue dette ugro-finniche, ungherese, finlandese, anche queste. Ugro-finniche, vedete che sono nello stesso colore qua, finlandese, ma anche l'estone, anche appunto l'ungherese, sono un altro gruppo a sé, sempre indoeuropeo. Ok, ripeto, quelli proprio fuori fuori sono il basco e il maltese, che non c'entrano nulla. E poi, vabbè, l'arabo, che però è arrivato dopo. Quindi abbiamo in questo modo fatto tutta la carrellata di tutte le lingue più importanti dell'Europa. Quando tratto questo argomento, tratto poi anche quello delle religioni, le religioni più diffuse in Europa. Sicuramente la principale è il cristianesimo, con tre confessioni che seguono un po' le zone delle lingue, perché abbiamo la confessione cattolica che è nella zona proprio sud-occidentale, soprattutto mediterranea, quella protestante nel centro-nord e quella ortodossa ad est. Poi ci sono sicuramente arabi, sempre per la questione dell'emigrazione, ci sono ebrei, ci sono buddisti, ci sono tante altre minoranze religiose, però di sicuro il cristianesimo è quello predominante. Finisco qui, se no diventa un po' troppo lungo. Ciao a tutti, ragazzi!